Ciao a tutti, questo concerto era per la nostra città, l'unica città della nostra vita. Ciao. Ciao, oggi è giornata particolare, importante, ci stiamo dirigendo alla sala Savonuzzi, tutti carichi, dai, ci sono tutti che ci guardano per assistere alla conferenza stampa che ci attende appunto con lo Stato sociale. La tua prima domanda è quella col coro, perché loro amano la loro città e quindi si vede anche nella musica, come tu dicevi nel videoclip Facile, che è anche un po' un atto d'amore per la città. Riferendoci ai vostri testi e ai significati, comunque contenuti, parlate di tematiche sociali, politiche all'interno, la situazione di inoccupazione di tanti giovani e cosiddetti anche NEET, loro non riescono ad avere o hanno difficoltà ad avere una connotazione o una definizione in ambito sociale. Tu che consigli magari potresti dare loro, che, nel senso, che parole potresti spendere per questi giovani? Di stare insieme. Cioè, la cosa che ti risponderebbe un qualsiasi ospite più o meno liberista di una trasmissione da Rai 3 alla 7, anche intelligente, è: però vedi che se hai le idee, se sei creativo, se ti inventi delle cose, delle strade ci sono. Il punto è che il sistema non può essere fatto per essere fregato dalle eccellenze. Le eccellenze devono essere delle eccezioni. E non è che se uno non ha un talento straordinario, non è tanto creativo, non ha un'idea che nessuno ha avuto prima, non merita di vivere dignitosamente e sentirsi realizzato nel suo lavoro. Quando ti fanno questo discorso, lo fanno per portarti su un piano individuale, ma il piano individuale è poco interessante. Cioè è poco interessante che noi ci siamo inventati lo Stato sociale e adesso campiamo di questa cosa qua, perché è una roba che capita una volta ogni tanto. Il piano interessante è la profonda coscienza che tutti loro che si trovano in quella situazione, se sono insieme, creano un problema al sistema. Ci siamo spostati da poco dal nostro ufficio, cioè, e praticamente questa piazzetta è piena di bambini del coro, è una cosa incredibile. Hanno chiuso anche tutti i portoni. E quindi anche noi percepiamo questa emozione. È uno scambio reciproco, un'osmosi. Cioè, praticamente siamo ritornati alle elementari. È un'atmosfera davvero surreale, è incredibile. Il pass per entrare in Piazza Maggiore è fantastico. È meraviglioso. Una piazza piena di gente. È molto bello vedere Piazza Maggiore così. Eccoci, è arrivato lo Zecchino d'Oro in questo momento. Il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché la fa. Oh! E fa il candidato, poi fa l'esodato, qualche volta fa il ladro o fa il derubato, e fa opposizione. E fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne va tutti una vita in vacanza, una vecchia che fa, e c'è il modo che avanza, la giunta, la panna, che suore che fa, per un mondo diverso, libertà del converso, e nessuno che rompe i coglioni. Se ognuno pensa a come svoltare la propria vita, purtroppo non ce la fanno.
Quindi l'unica cosa che posso dire è state insieme. Grazie, grazie. Pensavo andasse peggio. Io quando parlo non è che mi capisco molto bene, ma vabbè, dettagli. Ma io fino a ieri non me li ricordavo proprio visivamente.